Ciao a tutti ragazzi, sono BeyonGamer e anche oggi siamo tornati con un appuntamento di PES 2017 in modalità diventa un mito. Sì signore, perché la strada di Turi Ibrahimovic, figlio legittimo di Zlatan, per diventare un mito del calcio non è ancora terminata. Ma facciamo un breve e veloce riepilogo della sua storia fino ad oggi. Turi inizia praticamente la sua storia da professionista del calcio ingaggiato dal Cittadella in Serie B. E dopo un inizio altalenante riesce a conquistarsi la fiducia dell'allenatore, che lo convoca tra i titolari della formazione fino a fine stagione. Ma esattamente come il padre Zlatan, alla prima occasione buona, in questo caso la retrocessione del Bologna in Serie B, Turi chiede per l'appunto il trasferimento in questa squadra. Trasferimento che avviene con successo, ma ovviamente deve conquistarsi il 100% della fiducia dell'allenatore. Nel frattempo inizia la seconda stagione in Serie B col Bologna e inaspettatamente arriva la convocazione in nazionale. E da qui signori ripartiamo. Infatti come potete vedere dalla schermata ragazzi, oggi andremo a giocare due amichevoli internazionali, ovvero la prima contro la Croazia e la seconda contro la Francia. E tra l'altro proprio nella prima partita contro la Croazia Turi Ibrahimovic partirà direttamente da titolare. Quindi signori andiamo subito ad affrontare la Croazia. Bene signori, si parte, mettetevi comodi, godetevi la partita. Vai Turi, vai. Dai. Oh, 1-0. Grande Pelé, bravissimo. Dai, che sto scattando, bravissimo, mi hai visto, non è fuori gioco, mi ci gioco le palle che non è fuori gioco. Infatti, non è fuori gioco. La mette in mezzo! Era un tiro quello. Mi allargo, mi sto allargando. Acci! Tua! De tua madre! De tua sorella! Bravo! Turi, attenzione, tacci tua. Era riuscito a smarcarmi. Vieni qua. Vieni Graziano. Mi hai visto Graziano? Mandami, sparami. Mi ha lanciato Graziano. Bello. Ritorna. Calma ragazzi. Cioè ragazzi, c'è Turi che è praticamente quasi letteralmente morto, eh. Occhio, attenzione. Speriamo che questa non sia una buona motivazione per mettermi fuori. Merda. Vai Graziano. Va, mi hai visto. Bello. Cacci tua. No, qua ci sta l'Eurogol, raga. Raga, qua ci sta l'Eurogol. No. Ma mi ha cambiato. Ma ha cambiato con Totti. E lo sapevo io. Velocizziamo, va, vediamo come finisce. Oh, finalmente, ragazzi, si conclude 1-0 la prima amichevole. Guarda che velocità nell'applaudire. Statistiche abbastanza povere. Il gol segnato praticamente all'inizio da Pelé. Ci stanno 3 tiri in porta e uno nello specchio. Di cui questi 3 tiri e uno era quello mio. Va bene, ragazzi, direi di andare avanti e vediamo un po' che succede. Questo rapporto sullo sviluppo dei giocatori, Turi Ibrahimovic sta migliorando parecchio, ultimamente l'evoluzione di contatto fisico è aumentata a 79, ottimo, visto che lui è abbastanza nano. Oggi sei tra titolari, fai le tue meglio in bocca al lupo, ottimo ragazzi, andiamo subito alla partita. Coraggio signore, si riparte, mettetevi comodi, godetevi la partita. Bello, l'ho lanciato, su, subito, così, di prima intenzione, tiro! Potevo pure passarla così. Mamma mia, raga. Mamma mia, subito. Aia. Bravo. Che vuoi? Ma... È bella, subito in mezzo per Pelle, non c'è. Oh, fallissimo. Aia. Bravo. Mi hai visto? Bravo. Ok. Bello. Bravissimo. No. Bello. Vai per Rettuccio. Bello. Botta. No!
Pelé fuori per Totti, ragazzi, sto per giocare per Totti, con Totti, con Totti per Totti, tutti col capitano. No, per Eder, ragazzi, è quasi finita. Quasi finita, senza gol. Vediamo se me la sto iettando da solo. Vai, 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 capitano, vai, capitano, vai, capitano. Il capitano vuole fare la magia. È finita 0-0. Nemmeno un gol. Non c'è riuscito nessuno, non c'è riuscito Totti, non c'è riuscito Pelé, non c'è riuscito Eder, non c'è riuscito tantomeno Turi Ibrahimovic. Ragazzi, però abbiamo giocato qualche minuto in più. Questa è una cosa molto importante. Questo rapporto di sviluppo dei giocatori, Ibrahimovic sta migliorando parecchio ultimamente, produzione, passaggio, rosetere aumentate 70, ottimo, ci voleva proprio, dai 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 che sta crescendo velocemente il cucciolo. Prossima partita sicuramente ce l'abbiamo col Perugia, ragazzi. La prossima partita, quindi il prossimo appuntamento sarà col Perugia, oggi parti dalla panchina e sta sempre pronto ad entrare in campo. Ve l'ho detto, infatti vi faccio vedere la percentuale con l'allenatore, la fiducia, dai, dai. Oh, oh, sta a 59 in questo momento. Va bene ragazzi, con queste prime due partite nazionali concludo qui anche questo appuntamento insieme a Turi Ibrahimovic. Personalmente vi invito a supportare questa serie che a me piace tantissimo. E come sempre spero che il video vi sia piaciuto, quando vi invito a lasciare un bel pollice in su e a commentare. Alla prossima, ciao!